Colmare parte del deficit di bilancio della sanità con l'aumento del bollo auto. È bastata l'ipotesi, una proposta avanzata durante una riunione di giugno. È stata sufficiente per agitare di nuovo le acque della maggioranza toscana. Italia Viva ha detto subito no, ma il governatore Giani conferma che il balzello è una possibilità. È una delle ipotesi sul tappeto come tante altre. È evidente che noi da qui alla fine dell'anno dobbiamo avere quella chiarezza di impostazione per azzerare qualsiasi forma di disavanzo della sanità. Ad esprimere la contrarietà dei renziani, direttamente in giunta, è stata la vicepresidente Stefania Saccardi. Io credo che, l'ho detto in giunta, che non sia il momento per imporre nuove tasse alle persone. È un momento difficile, è la fase della ripartenza dopo il lockdown. Credo che oggi di tutto ci sia bisogno, tranne che di imporre un'ulteriore tassa. Italia Viva tuona anche con il coordinatore toscano Nicola Dante. Siamo fermamente contrari ad ogni ipotesi di aumento della pressione fiscale. Le tasse devono diminuire, non aumentare. Lo ha spiegato benissimo anche il premier Mario Draghi. Peraltro questa vicenda del bollo è bizzarra, ha concluso Dante. Non è stata discussa né in giunta né in consiglio regionale. L'alternativa rispetto al rincaro del bollo auto per mantenere inalterati i livelli della sanità e colmare le lacune di personale e attingere dalle casse dello Stato. Mi aspetto molto dal fatto che il governo, in tutte le manovre che fa, in tutti i soldi che ruotano anche col discorso della Recovery Fund, possa prevedere per le regioni, come ha previsto per il 2021, 1 miliardo, noi abbiamo richiesto 2 miliardi. Nella maggioranza toscana, nel frattempo, dopo le frizioni sulla riforma dello statuto, la tensione resta altissima.